Non esiste nel panorama del calcio adesso di avere giocatori intoccabili o giocatori da cedere, perché tu puoi ti dire Ramirez lo tengo, poi domani mi arriva una proposta da 18 milioni di euro, sono il primo io a portarglielo. Oppure diciamo diamo via Tizio e non c'è nessuno che sa. Non esiste un giocatore intoccabile o giocatore di cessione, esistono dei giocatori, ci sarà l'evoluzione. È chiaro che ho detto Ramirez vorrei tenerlo. Però ripeto, se arriva una proposta importante faccio un sacrificio per il bene del Bologna, perché tutti i sacrifici che si fanno per il bene del Bologna, non per della libidine mia, della libidine degli uomini di mercato, se lo fa per il bene della società. Questo è l'ideale secondo me per lavorare bene, avere 20 giocatori e 4 della primavera per alternarli e fargli cominciare a capire cosa vuol dire venire in prima squadra, i ritmi della prima squadra, le tensioni che ha la prima squadra. A me mi preoccupa niente, mi preoccupa non avere la salute, la mia società sta lavorando bene, poi preoccupato non lo sono, ti dico la verità, sono molto tranquillo e molto sereno perché i miei dirigenti stanno lavorando bene. A questo momento ti dico la verità, se devo dire uno ci manca, nel senso un attaccante ci manca, l'attaccante ci manca, se poi non ne viene più neanche uno ci rimboccheremo ancora di più le maniche, saremo ancora invece di stare 2 ore staremo 2 ore e mezza in campo. Io conto, Florfone stiamo parlando di un grande giocatore che lo seguono 3 o 4 squadre anche importanti, tipo il Palermo, la Lazio, insomma. Però se viene a Bologna, io ho visto che nelle parole dei giocatori ultimamente parecchi vogliono venire a Bologna, e questo per me è già una cosa positiva, importante, perché vuol dire che hanno apprezzato il lavoro della società, dei dirigenti, degli uomini di mercato, e in più hanno apprezzato, sanno chi hanno in panchina, perché hanno in panchina è uno che rompe le palle, scusate il termine, ma è uno che rompe, quindi sanno che lo fa per il loro bene. Quindi ho letto le interviste che tutti sono contenti di venire a Bologna, quindi mi fa un enorme piacere, vuol dire che siamo anche una squadra ambita dai giocatori. Dedicarsi alla propria squadra è questo, cioè essere in vacanza ma non staccare mai, perché se ti dico chi metti là, c'è un giorno che metto uno, c'è un giorno che ne metto un altro, c'è un giorno. Perché? Perché l'evoluzione del mercato ti fa tenere sveglio. Cambiamo, ci sentiamo giornalmente con la società per dire c'è questa possibilità. Cioè sono in vacanza, ma allo stesso tempo adesso in questo momento da 2 settimane lavoro. È chiaro che mi ha cambiato da passare da 6 mesi a giocare a tennis e andare a vedere le partite da osservatore solo per una banca dati mia, mi è cambiato molto. Ora se guardo una partita la guardo per il Bologna, non la guardo per me stesso, la guardo per il Bologna, cioè la guardo per il Bologna in funzione che posso cogliere dei segreti per poi trasformarli per il Bologna. Se guardo un giocatore lo guardo perché potrebbe essere per il Bologna. È cambiata la mia vita perché mi sento di una responsabilità addosso importante. E mi mancava, perché io ho vissuto tutta la mia vita sulle responsabilità, non le ho mai demandate ad altri, anche quando giocavo le mie responsabilità le prendevo, se facevo un errore me lo prendevo me, se c'era da proteggere un mio compagno me le prendevo me, perché ero il classico giocatore scarso che però si prendeva tutte le responsabilità della squadra. No, lascio lavorare, lascio fare le sue vacanze tranquillo, sono straconvinto che verrà qui con una grande motivazione, è un grande uomo. Se fra virgolette qualche errore c'è stato, nella vita si può sbagliare, non è un problema, l'importante, e sono sicuro che chi ha sbagliato in buona fede, non per cercare di fregare qualcheduno, perché non sono uomini, e li conosco tutti, non sono uomini che vogliono fregare il prossimo, nella vita si sbaglia e ci sarei caduto anch'io, adesso non torniamo fuori con la storia dei passi, però nella vita si può sbagliare. Basta farlo in buona fede, verrà qui molto motivato perché è un giocatore importante del Bologna e quindi vorrà ripetere ancora le stagioni che ha fatto e quindi sarà un punto di riferimento per noi.